Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Sono qui! Niente, a metterci la faccia quando con sei! Con gli occhiali, perché vuole nascondere un po' le emozioni. Sì. E sai che io ogni tot ti devo incontrare perché voglio, a parte un po' di tuo ottimismo, sempre che tu ne abbia ancora in serbo, non lo so, perché secondo me anche tu in... anche tu, cioè se mi crolli tu... Taccio! Tacci loro. Se mi crolli tu alla fine, io ogni tot ho bisogno di un tuo aggiornamento. Ma sai, ne parlavamo. Posso like, dirlo? Iscrizione e quindi seguite gli scemi freddi su Instagram, soprattutto. Sì, prego. A piacimento. Gratis. Io dico che ne parlavamo io e te in messaggi audio di breve durata, 6-7 minuti. sul fatto che la rabbia del tifoso milanista medio è che la squadra c'è, lo diciamo, cioè presi gli uomini, i giocatori del Milan, i titolari, ma anche le prime 4-5 riserve, noi abbiamo una nulla signora da invidiare, squadra, almeno in Italia, almeno una in Italia. Signora squadra. Il problema è l'assemblaggio, perché secondo me si sta brancolando un po' nel buio, cioè mi dà l'idea di un allenatore, Fonseca, che stava brancolando nel buio, poi ha trovato questa formula buona contro l'Inter finalmente, e poi ok, salviamo questa, è sempre questa. Non è proprio così, perché non tutti sono l'Inter e non tutti vanno affrontati come l'Inter. Certo. Ci sono partite e partite, perché se vai a giocare con 4-2-4 o 4-4-2 che dir si voglia a Leverkusen, magari prendi l'imbarcata. Ci è andata anche bene, fra l'altro, perché nel secondo tempo abbiamo anche giocato. Sempre questa cosa che poi dobbiamo prima prenderle, prima per poi è sempre così. Primo tempo a Firenze ha regalato. Primo tempo a Firenze ha regalato. Io non capisco il perché. Secondo me è una questione anche di allenatore che non stimola, non sappia pungolare alcuni suoi leader. Poi, parentesi, siamo sicuri che alcuni suoi leader siano suoi leader? Perché secondo me molti dei leader del Milan sono contro Fonseca e ne abbiamo delle dimostrazioni. Sì, che poi contro Fonseca secondo me è davvero un... O magari non contro Fonseca, però diciamo contro non sono la scelta di Fonseca a pieno, esatto. Io sono convintissimo di questa cosa, te lo dicevo anche nell'audio, no? Nel senso, non è il problema, cioè secondo me Fonseca non ha neanche avuto il tempo materiale per farsi odiare, è questo che dico, cioè secondo me di base così. Ti ricordo come... la scelta avallata da Fonseca, perché secondo me veniva dall'alto, di far sedere in panchina Teo Hernandez e Leao contro la Lazio, e loro lo partirono dalla panchina. Sì. La Lazio parla del cooling break e va bene, ma il problema lì vero, fondamentale, è che loro due hanno fatto panchina con la Lazio, ma lì erano già successe delle cose, quello intendo. Capito, cioè quello probabilmente ha aggravato. C'era già Parma, capito? Parma. Non è la prima volta quest'anno che Leao, ma soprattutto Teo Hernandez, passeggiano, cioè come come devo dire, coinvolti nel progetto, come se si sentissero già fuori dal progetto. Lì c'è da parlare a muso duro, e chi ci va a parlare con Teo Hernandez? Chi ci va a parlare? Chi va lì a dire: oh ragazzo mio, quali sono le tue intenzioni quest'anno? Tu hai la fascia da capitano, cioè noi facciamo delle figure di merda perché abbiamo un capitano che a fine partita va a... Si fa espellere, becca due giornate. E ci è andata pure bene. Ma in maniera proprio gratuita. In maniera... Non serve a niente. Io posso capire l'impeto della partita, sì, lo mandi a fanculo. Sì, fallo mezzo e mezzo mentre cerchi di recuperare l'adrenalina. Ma a fine partita. Ce la fai quasi... Cioè, capito che poi uno inizia a dire... Sei capitano, vai lì, dici: signor arbitro, chiedo scusa, vorrei anche il modo. Cosa cazzo vai ad insultare? Ma stiamo parlando di che? Della Pistoiese? Cioè, sei il Milan. Guarda, io brevemente, io ho fatto già un video riguardo sul discorso pool di capitani o capitano e vice capitano vecchia maniera. Velocemente, tu pro o contro il pool? No, io sono contro. Ok, io sono contro. Classico. Per me, ti dico subito, per me il capitano dovrebbe essere Gabbia. Mi pare la persona più saggia, più equilibrata, più professionista che c'è al Milan. E sono come tutti vice? Professionisti.
Come vice non lo so, il vice è una lotteria, magari potrebbe essere il vice il pool, no? Però ah, ok, ok. Per me, secondo lui me, fisso e gli altri. Io da qualche intervista, che poi è sempre quello che ci va a mettere la faccia quando perdiamo, ma Gabbia. A me piace Gabbia, come quello che dice, come si esprime, è italiano, è milanista, santo Dio. Non voglio spoilerarmi, persona ma già si è equilibrata, capito. Persona tranquilla, stile Milan, l'unico che è rimasto. Facciamolo capitano e amen. Poi ragazzi, sul momento non lo so, cioè qua stiamo veramente in completa anarchia. Quello che è successo con i rigoristi è qualcosa di cioè, mai visto. Tra l'altro noi siamo una squadra che forse ha il record, no? Anche l'anno scorso in una gara sbagliamo due rigori. Ah no, su quello possiamo, abbiamo proprio le medaglie al petto. Non lo so. Io non so quante volte sia successo che... su due rigori due volte non ha tirato quello designato, eh? No, questo sinceramente mi coglie cioè, impreparato. Non credo che ci sia una statistica al riguardo. No. Però vado a logica, penso mai. Però che se... tiri uno piuttosto che l'altro, lo ricordava anche Sabatini, lo diceva anche nel video di prima, è successo anche che Osvaldo ai tempi della Roma tirasse al posto di Totti. Sì, al secondo rigore Totti non gli avrebbe mai permesso di tirare. Avrebbe tirato lui, quindi anche sta statistica anomala che abbiamo. No, ma ripeto, ma la cosa eclatante è che manca una integrità del gruppo, no? Perché queste cose, e facciamoci l'abitudine, perché ne vedremo una a partita praticamente. Perché se non c'è un gruppo unito, tutto può succedere. Va in vantaggio e ti raggiungono, cioè tu raggiungi l'avversario e poi ti fai recuperare, tipo Parma. È un po' la partita di Firenze, è un po' la fotocopia della partita di Parma, no? Cioè tu fai tanto, la recuperi e poi alla fine ti fai beffare con un gol veramente regalato, no? Quindi io quello che dico è, cioè, recuperiamo un po' di quei sani principi del gruppo, cioè qualcuno ci metta la faccia. Cioè questo allenatore che avete scelto, avete voi società, cioè difendetelo in qualche modo, eh? Qualcuno scenda in campo e dica ok ragazzi, giù le mani da Fonseca, è il nostro allenatore, supportiamolo. Invece no, è abbandonato a se stesso. E la sensazione è proprio quella. Ma guarda che anche in conferenza stampa, cazzo, i giornalisti lo prendevano quasi a pesci in faccia prima del derby. Dopo il derby forse qualcosina è cambiato, io che seguo tutte le conferenze, scusami, ho visto un cambiamento, però è veramente un uomo solo. Fonseca lo vedi che è in difficoltà, perché va nel post gara di Firenze a dire no, non capisco quello che è successo, non deve accadere più. Cioè, capito, è un allenatore in difficoltà perché la situazione gli sta sfuggendo di mano. E questo è lo stato attuale dell'arte al Milan. Purtroppo non si capisce niente, non c'è proprio una gerarchia su niente. C'è Fonseca che fa la formazione, giocatori scontenti che vanno in campo, l'approccio alla partita, tranne l'Inter, perché c'erano motivazioni diverse, sì. Ma in tutte le altre sempre approccio morbido, sempre approccio... Come diceva in un video Enrico Silvestrin, lo ha detto anche in live l'altro giorno insieme a me, la parentesi, l'approccio con l'Inter positivo sembrava quasi più una rivalsa dei singoli giocatori stanchi di perdere derby piuttosto che... Ma guarda, venivamo da una settimana in cui era un continuo... cioè si discuteva su quanto vincesse l'Inter, cioè, ma sul fatto che dovesse vincere l'Inter non c'era discussione. Quindi questo sentirsi già sconfitti in partenza ha fatto sì che i giocatori entrassero in campo con una motivazione in più. Però alla fine la partita comunque l'hai vinta anche sul campo, no? Con l'atteggiamento certo, giusto. Certo. Nel secondo tempo hai rindovinato l'approccio, perché sono due gli approcci a partita, il primo e il secondo tempo. E qua parliamo di una squadra che non si capisce il motivo, parte, inizia le partite sempre sottotono, sempre traccheggiando. Poi sempre di 10 minuti e un quarto d'ora, sì. Poi si rispegne, c'è una discontinuità. Aspettiamo il guizzo di Leao, aspettiamo la fiammata di Pulisic, aspettiamo l'individualità, il singolo, ma il gioco corale di sta squadra qua mica si vede. Zero. Questo è il problema secondo me. Poi sarà colpa di Fonseca, non lo so. Ora io ti dico, guarda, anni fa Maldini e Boban fecero la scelta di prendere Giampaolo, ma tornarono sugli loro passi, perché le persone intelligenti sanno correggere il tiro e sanno ammettere i propri errori. Sbagliano, perché Maldini ha sbagliato. Okay. Però
7 partite, recuperammo una stagione mandando via Giampaolo alla settima giornata dopo la vittoria a Genova, col Genova. Qua invece non si capisce perché questi qua non tornano sui loro passi. È evidente che il gruppo non voglia Fonseca. Finché fa in tempo, cambia guida tecnica per il bene di Fonseca, non soltanto del Milan, anche per il bene di Fonseca, perché è alla gogna. Vabbè, io ho una domanda che volevo farti, ma risponderai in un altro video. Sì. Era proprio questa roba qua. Secondo te ha senso adesso cambiare? È meglio aspettare? Nel caso, su chi puntare tra gli allenatori? Non lo so, che io... Prossimo video. No, mi limito soltanto a dire che io ero uno di quelli che pensava Conte, ma per questo motivo. Basta. Vabbè, ragazzi... Prossimo video, domani Anthony dirà la sua sull'allenatore, se è meglio tenerlo, anche se ho già percepito che, e poi eventualmente chi prendere. Grazie mille Anthony. Grazie a voi, grazie e a te. Domani, ciao ragazzi. Ciao.